Auto Nord, cara Caravan, siamo qua a scoprire oggi la veranda evolutiva, cioè la Dorema Magnum Air Force. Stiamo intanto guardandola dall'interno. Dall'interno vediamo che abbiamo uno spazio molto 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 ampio. La veranda è una 2,60 m x 2,70 m di profondità, infatti possiamo vedere tranquillamente che ci sta benissimo il tavolo da 140, in più offrendo un bellissimo spazio di passaggio, quindi ci si può stare tranquillamente anche in quattro persone. La veranda è ovviamente una veranda di ultimissima generazione, quindi gonfiabile, qui pali gonfiabili, e la possibilità di aprire le pareti con oscuranti, zanzariere alle porte e una finitura di livello direi notevole, perché sia per i materiali sia per il cristal abbiamo le cinghie antivento già di serie, già fissate su più punti. Le cerniere con la copertura in plastica, quindi per evitare che quando piove si infiltri l'acqua ed entri, le cerniere sono coperte. Abbiamo delle coperture alla base molto 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 importanti, quindi una colonna d'acqua molto alta. In più la particolarità di questa bellissima veranda è la possibilità di aggiungergli uno o più annessi, cioè abbiamo in questo caso l'annesso destro, che sono altri 2,70 m, quindi vi permette di ampliare di altri 2,70 m la veranda in due modi, cioè tenendola aperta in questo modo, quindi si può aprire questa parete come vi sto facendo vedere, si può aprire l'altra, si può aprire la finestra verso la caravan e quindi rimanere diciamo la veranda chiusa all'interno e questa parte aperta che fa diciamo da gazebo d'apertura, oppure si può tenere chiuse le pareti della veranda, dell'annesso e aprire la parete grande della veranda. Ci si mette pochissimo tempo perché come vedete è tutto con cerniera, si solleva la cerniera, si apre, vedete, operazione velocissima, ed ecco la veranda di 2,60 m più altri 2,60 m, quindi vedete benissimo abbiamo uno spazio all'interno notevole. Pensate che su questa veranda si può aggiungere un secondo annesso per altri 2,70 m, quindi su una 2,60 m riusciamo ad arrivare addirittura a 8 metri. Esiste anche la possibilità di avere una veranda base di 3,90 m, sempre con la possibilità di aggiungerci due annessi. I due annessi sono fissati alla veranda con delle cerniere, cerniere chiaramente coperte come possiamo vedere. Il tempo di montaggio è veramente un nanosecondo, perché mettere due cerniere ci vuole proprio veramente pochissimo, si gonfiano i pali e si mettono i due pali di rinforzo, quindi è veramente veloce, semplice sia da montare che da smontare. Se poi appunto vogliamo richiudere ci mettiamo pochissimo tempo, come potete vedere io lo sto facendo, pensate, con una mano sola, quindi veramente è una cosa semplice e decisamente veloce. Per vederla qui da noi, via delle Tre Campane 45-47, Vanzago, vi aspettiamo, o se ci volete contattare sulla info o sul nostro sito. Il nostro sito è autonordcaravan.it o alla info chiocciola autonordcaravan.it. Ciao a tutti da Davide.